a tutti ragazzi, benvenuti a un nuovo video dell'Angolo del Rossonero. Allora, cosa ci faccio qua? Non ci sono pagelle, non ci sono pre e post partita, non ci sono resoconti di nessuna coppa. Cosa ci faccio qua? Niente, semplicemente una chiacchierata e parlare un po' di calciomercato, visto che nel frattempo pigiama sempre sexy. E visto che oggi è stata comunque una giornata abbastanza intensa per il calciomercato, per gli altri, non per noi, sia chiaro, lo anticipiamo. Sicuramente saprete già tutto perché avrete letto tutto su internet o cose del genere, però magari fa piacere anche saperlo da un'altra voce esterna, diciamo. Cominciamo da noi, cominciamo da noi. Ragazzi, io non so, boh, non lo so. Allora, cominciamo subito a dire una cosa. Non frantumiamoci la testa prima comunque di fare chissà che cosa. Allora, Marco Lazevic, ragazzi, è nato il 22 gennaio del 2004, quindi vuol dire che ha compiuto 4 giorni fa 18 anni. Viene dalla Stella Rossa di Belgrado. A livello professionistico ha fatto un gol in 15 presenze e l'hanno forse dato in prestito a una Serie B croata. E ha fatto 4 gol in 14 presenze. Allora, parliamo un attimino prima delle caratteristiche. È alto 1,93. Quindi, comunque, è alto quanto 3 centimetri più basso di Ibrahimovic. Fa sportellate, è uno che gli piace da morire fare sportellate. Ho visto qualche video. È bravo sia col destro che con il sinistro. E tutto quanto va benissimo. 4 milioni più bonus. Quindi a titolo definitivo, ha già fatto le visite mediche, ha fatto già la firma, ha già fatto le foto ufficiali con la maglia del Milan. Ok, io vorrei sapere una cosa. Allora, ho detto prima, comunque, non sfasciamoci la testa prima di averci dato proprio la capocciata, perché comunque, cioè, non è detto, non è detto. Perché adesso non è che voglio bestemmiare, però tanti, ad esempio anche Kakà, chi era? Poi, vabbè. Non voglio bestemmiare, comunque, non, nel senso non bisogna essere prevenuti, semplicemente quello. E 4 milioni per un giocatore però sono tanti, ragazzi. 4 milioni per un giocatore sono tantissimi. 4 milioni più bonus per un giocatore di 18 anni, 18 anni, sono tanti. Per carità, poi magari no bomber, ci mancherebbe altro. Cioè, sto ragazzo qua ha fatto un gol in 15 partite a livello professionistico fra Champions League e campionato e Coppa della Stella Rossa. E ok, le caratteristiche tecniche comunque ce l'ha, perché l'ho visto comunque corre, sa anche dribblare, non è Neymar, però sa dribblare comunque. Va benissimo, è bravo anche col destro e col sinistro, è 1,93 e questo è importante perché comunque per il modulo che giochiamo noi una torre ci vuole assolutamente. Però stiamo parlando di un ragazzo di 18 anni che viene dalla Stella Rossa di Belgrado e ha speso 4 milioni più bonus. Così, sinceramente, non ti sei rinforzato. Noi stiamo aspettando ancora il vice Kier. Per carità, oggi è oddio, non mi ricordo più, 25 gennaio. 25 gennaio è ok, mancano 6 giorni alla fine del mercato. Anzi, 7 perché forse chiude il 1º febbraio. Non mi ricordo più, comunque, 5-6 giorni alla chiusura del calciomercato. Può succedere di tutto, può succedere assolutamente di tutto, però comunque il colpo in non si può parlare, colpo Milan, colpo in attacco del Milan, no, no, colpo non è un colpo in attacco. Per carità, poi ripeto, magari entra in una partita così perché lo vogliamo provare, magari fa doppietta ai primi 10 minuti, ci mancherebbe, sicuramente. Ne abbiamo approfittato adesso, visto che comunque mancano comunque 11 giorni al derby. Ovviamente non sarà titolare, ragazzi, è una terza punta. Cioè, mettiamocelo in testa, una terza punta e probabilmente forse l'estate prossima, cioè l'estate prossima, a giugno andrà in prestito anche. Probabilmente vedremo come comunque agirà la società. Però intanto comincia a entrare negli schemi, comunque a fianco c'ha due come Ibra e Giroud che possono insegnargli il mestiere e ci mancherebbe altro. Però così non li vinci gli scudetti, almeno non grazie a quei giocatori lì, perché poi, torno a ripetere per la terza volta, non partiamo prevenuti, ci manca. Però i presupposti sono quelli, i presupposti sono quelli lì, semplicemente. Vedremo, vedremo. E
comunque buono, buonissimo, nel senso è 1,93, grosso, difende il pallone, torna anche nella nostra tre quarti a comunque difendere, ho visto anche qualche video, quindi cioè va bene, vediamo, però questo non si aspettavano i tifosi, stiamo aspettando comunque il vice Kier, è inutile che si dice, ma abbiamo un grande Kalulu e allora niente, basta, no, non va bene, perché Kier ha finito la stagione. Cioè, capisci che c'hai soltanto Kalulu, Gabbia e Romagnoli. Se uno dei tre disgraziatamente ti finisce la stagione, tu devi fare tutto il girone di ritorno con due giocatori in quel ruolo lì. Cioè, capisci qual è il problema? È quello lì. Quindi, Maldini, Massara, tiriamo fuori sto grano. Abbiamo perso Donnarumma a zero, Calhanoglu a zero e non si sa se forse rinnova anche Romagnoli. Cosa dobbiamo fare? Tra Donnarumma e Calhanoglu sicuramente 80 milioni ce l'avevamo, ma tranquillamente. Ragazzi, questo è il nostro mercato purtroppo a gennaio. Purtroppo è così, non ci puoi fare niente. Noi eravamo abituati a dare, cioè nel senso, ragazzi, nella stagione 2010-2011 sono arrivati Robinho e Cassano. Cioè, quindi, ragazzi, noi eravamo abituati a ben altro. Noi eravamo abituati a ben altro. Oggettivamente, una rosa come la nostra nel 2010-2011, 7 undicesimi facevano panchina, se non 8. Cioè, forse Maignan se la giocava con Dida. Maignan a quest'età, con Dida a quell'età. Forse, però, bah, cioè, ce n'erano veramente pochi in sostituto. Ragazzi, avevamo una formazione incredibile dall'anno dello scudetto, l'ultimo scudetto che abbiamo vinto. Cioè, noi siamo abituati a ben altro. La società poi ha cambiato gestione, siamo finiti purtroppo nelle mani dei cinesi, tutto quello che volete, va bene. Però eravamo una società abituati a vincere, eravamo una società che comunque avevano paura di noi. Il problema è questo. Cioè, scendevano in campo demoralizzati, perché si trovavano comunque gente davanti, come Pirlo, come Gattuso, come Seedorf. Cioè, capite? Quello lì è il problema. Come Ibrahimovic, come Robinho, come Cassano. Dietro comunque c'era Nesta. Cioè, avevamo totalmente un'altra mentalità. È vero che il calcio è cambiato, ci sono molti più soldi in ballo. Forse è per questo che il calcio comincia un pochettino a declinare come interesse, diciamo. Perché tanti dicono, ma a me comincia a fare schifo il calcio, ho troppi soldi in ballo. È vero, troppissimi soldi in ballo, non esistono più le bandiere. Perché Totti, Maldini, Del Piero, quella gente lì, Zanetti, quella gente lì non esiste più. Purtroppo quella gente lì, mettiamocela in testa, non esiste più. Noi dobbiamo innamorarci esclusivamente dei colori. Può piacere un giocatore, ci compriamo la maglietta di quel giocatore lì, assolutamente. Però non bisogna più affezionarci ai giocatori. Purtroppo è questa la realtà, ragazzi. È quello lì il problema. Perché guardate poi che fine facciamo. Questa, perdiamo tutti a zero, se ne vanno a zero, sempre per soldi, sempre per soldi, inutile che dicano, e Calhanoglu, dico, sempre per soldi, punto. E queste qua alla fine che facciamo? A comprarci un ragazzo di 18 anni che non sappiamo neanche chi sia. Per carità, se l'hanno preso, magari l'hanno visto in azione, Maldini non è scemo, Maldini non è scemo. Però ce lo prendi ancora qualcuno per piacere in difesa, prima del 31 gennaio. Tiriamo fuori sti 25 milioni per Boltman, per piacere. Ok, non facciamo la Champions League, ma un tesoretto ce l'abbiamo da parte, ragazzi. Un tesoretto ce l'abbiamo da parte. Poi, sempre per quanto riguarda noi, Theo Hernandez dovrebbe aver rinnovato a 4 milioni fino al 2026. Quindi, meno male, almeno quello. E Castiglieco sta trattando per la Sampdoria. Vediamo, dopo Conti, adesso anche Castiglieco. Vedremo. Anche lì a me Castiglieco piaceva. Cioè, nel senso, c'è cioè Castiglieco, Salemakers e Messias. Messias va bene, ok, ci mancherebbe. Però anche lì Messias andava bene anche come trequartista. Cioè, Castiglieco tienitelo. Castiglieco tienitelo. Comunque. Poi per carità, poi ci mancherebbe, ognuno ha il suo pensiero, ognuno ha la propria opinione. Io non sono un dirigente, io parlo da tifoso e per quanto vedo. Ragazzi, non voglio dire assolutamente niente. Fatto sta che adesso andiamo a altre notizie del calciomercato. Vlahovic, 69 milioni e mezzo più bonus.
La Juventus è riuscita a spendere in 2 anni, un anno e mezzo, per Kulusevski e Vlahovic, la bellezza di 40 più bonus per Vlahovic, vabbè, arrotondiamo, 40 più Kulusevski e 70 per Vlahovic. Più di 110 milioni compresi bonus in un anno e mezzo, più di 110 milioni. Ha vinto uno scudetto. Quindi, anzi neanche, perché l'anno scorso ha vinto l'Inter, giusto, scusate. Ha vinto la Coppa Italia. Cioè, ti viene da chiedere, dove li prendono questi soldi? Poi c'è la cosa che la Fiorentina e la Juve non si possono vedere, infatti si è visto già oggi la Fiesole che cosa ha messo stamattina per il signor Vlahovic. Prima chiede scusa, entra, chiede scusa perché ha sbagliato rigore, poi alla prima occasione se ne va subito, lasciando comunque nella cacca la sua squadra, perché Vlahovic ha lasciato nella cacca la Fiorentina in questo momento qua. Perché la Fiorentina ha 6 giorni di tempo per sostituire uno come Vlahovic. Io posso tranquillamente, perché io rosico, rosico perché Vlahovic a me piaceva da impazzire, si poteva anche prendere, però quelle cifre lì, cioè noi sembra che non ce le possiamo permettere ancora. La Juventus è riuscita in un anno e mezzo a spendere 610, più di 610 milioni per Kulusevski e Vlahovic. Ditemi voi. Quindi, stavo dando un'occhiata, anzi scusate, fatemi vedere un attimo, stavo dando un'occhiata un attimino agli acquisti, diciamo, più clamorosi. Del mese di gennaio, del mercato di riparazione. Mi sono salvato una foto che volevo condividere con voi. Eccolo qua. Vlahovic, i trasferimenti più costosi della storia. Non so se si vede qualcosina, si vede. Guardate, primo c'è Coutinho, secondo Van Dijk, terzo Vlahovic. Guardate Bruno Fernandes dov'è? È un pochettino sfocato, scusate. Bruno Fernandes è stato pagato 55 milioni, Fernando Torres 58, Oscar in Cina 60, Aubameyang 63,5, tutti questi a gennaio, Pulisic 64, Laporte 65, Diego Costa 66, primo c'è Coutinho a 145 milioni, ma stiamo parlando del Barcellona, quel Barcellona là, Van Dijk 86 milioni e mezzo, terzo c'è Vlahovic a 67 milioni, non 69 e mezzo, scusa, 67 più bonus. Ragazzi, questi sono gli acquisti di gennaio. Gli altri si riescono a rinforzare, noi non ci abbiamo soldi. Per quale motivo? Boh, vedremo. Io posso capire, non pretendiamo un Immobile, un Lewandowski, un Haaland, scusate, un Haaland, no. Io non voglio dare addosso a sto ragazzino qua, lo chiamo ragazzino perché c'è 18 anni, ragazzi. Però per una squadra che va bene, ci abbiamo solo il campionato e la Coppa Italia. Giocheremo una volta alla settimana, però Ibra comunque ad esempio ha fatto 28 minuti e poi si è sentito male. Infiammazione. Giroud purtroppo in questo periodo qua non c'è. A chi ti affidi? Hai preso Pellegri che praticamente era sempre rotto e poi non sei neanche riuscito a riscattarlo, non hai voluto riscattarlo, adesso Monaco lo darà al Torino. Cosa facciamo? L'Inter sta prendendo Gosens, un altro acquisto dalla Madonna. Quindi altro rinforzo anche di un'altra squadra rivale. La Juventus ha preso Vlahovic. E ragazzi, così non va bene. Così non va assolutamente bene. Questa è la mia opinione. Poi magari sto qui, entra in campo, metti caso, non nel derby, magari con la Sampdoria. Entra gli ultimi 20 minuti per provarlo e ci stupisce, fa un assist, un gol. Ci mancherebbe, ok? Però si vede anche col tempo. Si vede anche col tempo. C'è un titolare così, lo puoi diventare fra 2 o 3 anni. Poi, ripeto, il calcio è bello perché è vario, quindi vedremo, vedremo, vedremo. E niente, vabbè, come ho già detto, comunque Vlahovic è della Juventus, manca soltanto la firma, con la tantissimo affetto da parte della curva Fiesole e della Fiorentina, che gli ha preparato un bello striscione, andatevela a cercare perché io non posso dirlo. Gosens, stanno per chiudere per Gosens all'Inter. E niente, adesso vabbè, poi ci saranno altri, vedremo, vedremo. Poi farò un video il 31 gennaio quando si chiuderà il calciomercato. Niente, ragazzi, per ora abbiamo questo ragazzino qua. Vedremo che cosa succederà in questi 6 giorni, però non sono tanto fiducioso perché se poteva esserci qualcosa comunque ci sarebbe già stato, almeno si sarebbe già parlato. Ripeto, un vice Kier ci vuole, ragazzi. Non puoi stare con tre centrali tutto l'anno. Perché ti basta comunque una zolla, si storce il piede, si storce la caviglia, tu sei fottuto. Quindi ragazzi, dai, cerchiamo di spendere.
Niente, dai, allora, 74 iscritti ragazzi, non so come ringraziarvi, non so veramente come ringraziarvi davvero, sono commosso, sono quasi commosso. 74 iscritti è in 3 settimane un sogno, è veramente un sogno, speriamo di arrivare a 100. Adesso diamoci l'obiettivo, 100, 100, 100, ok, prezzo giusto, 100, 100. Diamoci l'obiettivo a 100, speriamo di arrivarci magari entro metà febbraio, no, entro fine gennaio non ci credo. Però entro metà febbraio perché no? Vediamo, dai. Niente, ci vediamo magari con un altro video in settimana e magari parlerò un pochettino di me, come è nata la mia passione magari per il Milan, se vi va, come è nata la mia passione per il Milan. Stavo facendo in mente magari di fare un video tipo la mia top 3 delle partite più emozionali del Milan, che ce l'ho già in testa comunque, penso che tanti di voi anche la condivideranno. Quindi niente, boh, magari ci vediamo verso fine settimana, vedremo. Va bene, ragazzi, un abbraccio a tutti, mi raccomando, come al solito, condividete, anzi, prima iscrivetevi, prima fate poi fate la campanella, poi condividete a tutti quelli che respirano intorno a voi, mi raccomando. E niente, grazie ancora per il supporto, grazie per le visualizzazioni, mi raccomando sempre like o dislike, come volete voi sempre, come al solito. E niente, ragazzi, da Gabri, anzi, dall'angolo del rossonero, come al solito, nella gioia e nel dolore, forza Milan con il cuore. Un abbraccio a tutti, ci vediamo al prossimo video.